Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi ballano le cuffie. Signori, siamo tornati su Let's Play di Mad Max. E signori, dopo un bel po' di video no spoiler, siamo qui con la nuova Magnum Opus, che è la nuova carrozzeria, signori miei. Epica direi. Ripper come carrozzeria, l'ho trovata in giro e l'ho messa, l'ho montata nera con le decalcomanie bianche, una vera figata. E vorrei continuare il let's play così da sbloccare corazza, perché mi pare che questa sia la missione dove bisogna sbloccare la corazza. E poi prendere ancora un po' di rottami per creare le nuove griglie da spronamento che costano 300. Ho potenziato direi abbastanza Cosette, adesso non mi ricordo, ho potenziato l'arpione, che devo ripotenziare al livello 3 con 600 rottami, però si fa tutto con calma. Ora siamo soltanto alle prime missioni, quindi bello, iniziamo la missione. Here it is, Saint. My plans for the Jack. She'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look, see. What the fuck? Se sono arcangelo saranno visualizzati i potenziamenti necessari. In verde sono indicati i potenziamenti che già possiedi, in rosso quelli che devi ancora ottenere. Selezioni il fattore atomo e controlli i requisiti delle parti necessarie. Un classico delle terre desolate è questa qui. Ah beh, qua bisogna, devo solo avere i rottami. Andiamo da Git, che lui ha le proposte. Sentiamo che proposta da farci Git, signori miei. Sentiamo che proposta da farci il bombo. What are you getting at? Help us establish some necessities and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking. Eccoli qui! Eccoli signori, progetti che volevo costruire. Sì, ma che cosa serve? Riuscire una squadra che segna. Ah, sì, vabbè, ma non è che mi sia. Non è che sia molto utile, eh. Beh, epico questo. Ora, segniamo sulla mappa di nuovo la squadra di raccolta. Tanto. È qui. Possiamo farlo rapidamente. Comunque non lo farei adesso, ma ci penserei in un prossimo video. Magari questo qui lo faccio off camera, tanto manca solo un pezzo e poi gli altri invece li faccio in video. Dimmi. Almost relaxed. Recall our companion Saint, the Dinky D. Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt to a crisp. Or food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Non ho reddito del covo di Chiam, porti il cane, la carrozza e la fotte del Git. Carrozza di Chiam con cane, aggiunta a collezione dei veicoli. Bella! Dobbiamo tornare da Dinky D. Però non ci dà il punto di missione. Perché non ce lo dà direttamente sulla mappa? Appunto. Andiamo al covo di Chiam. Scusate. Bam, signori! Boom, baby! E signori, comunque abbiamo un obiettivo missione, non me ne ero accorto. L'obiettivo missione di ora è raggiungere un totale di 300 rottami. Ci vorrà poco, ci vorrà. Effettivamente ci vorrà poco. Guidiamo fino al covo di Chiam e se ci riusciamo, perché. Ah no, è qua. Ok. Sturdier than it looks. There you are. Vai Dinky, eccolo! Ciao Dinky! Guarda Dinky D! Guarda il cagnetto! Sono contento che sia vivo! Bravo!
Ok, andiamo ad Aziz. Mamma mia signori, che bravo Dinky D. No, non abbiamo il nitro adesso, però che palle. Voglio il cane carrozza, può dover essere realizzato. Ecco qua, ecco Dinky. E cosa diciamo, i cani sono stati sbloccati, potrò utilizzarli per slocalizzare in sicurezza i campi minati e le mine terrestri nelle aree desolate. Oh, sono contento. E sono contento, dai. That's Sarah. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder. And you're set for ammo for life. Andiate vuole liberare un prigioniero che sa come evaporare polvere da sparo dalla banda di ladri di schiavi e carcasse. Trova la grotta in cui è prigionato e libera un progetto armeriano alla fortezza di Jit. Ci sono tort, signori. Comunque, vediamo, vi voglio far vedere questo veicolo che secondo me è forte e molto bello. Questo qui che ho trovato nel territorio di Gutkash, che ha il nitro e ha una griglia devastante, signori. Comunque, quello di raccolta era, sì. Allora dobbiamo prendere due pezzi, parti di... Signori... devo prendere solo questo, raga. Solo questo. Allora andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo con questo nuovo veicolo. Nuovo per voi, perché io comunque l'ho già usato un po'. E andiamo a prendere appunto questo pezzo di squadra di raccolta. Magari non due volte. Proviamo anche dei rottami e magari non penso proprio di arrivare a 300, a meno che non mi diano la fornitura giornaliera. Sarebbe una bella roba, vediamo, perché comunque 100 rottami non fanno mai male. Bene signori, possiamo fare la pelle a un po' di gente. Aspettate, grazie mille della possibilità che mi avete lasciato, la possibilità di prendere sta roba, eh? Grazie mille davvero, signori. Grazie mille davvero. Ok, 221. Ci hanno dato quello che ci serviva. Magari non riusciamo ad arrivare a 300. Non sarebbe male, signori. Non sarebbe male. Non sarebbe affatto male. Qui mangiamo un po' di cibo per cani. Di dinghi di. Livello 7. Su che benzina livello 7. Sono contento. Eccolo qua. Eccolo qua, signori. Ok, signori. 4 su 4 parti necessarie. E andiamo a crearlo. Andiamo subito a crearlo, perché direi che è il minimo. Boom, nitro. Torniamo alla fortezza. Andiamo a costruire la squadra di raccolta, perché è epica. Penso di dover lasciare acceso Steam, no? Quando... perché dice che richiede una connessione ad internet. Boh, quella ce l'ho. Però non so se devo lasciare acceso Steam, penso proprio di sì. Forse no. Boh, sinceramente non ho idea. Costruisci, zio? Rottami ne vengono raccolti automaticamente quando non stai giocando. Per riceverli è necessaria una connessione ad internet. Va benissimo. Direi che va più che bene, signore. Più che bene. Più che bene. Io direi che il video può finire qui.
e vi do uno spoiler, comunque ve li ho fatti. Quindi ora, non, quando vado in giro per il Wasteland faccio comunque punti di sciacallaggio, così non starò a registrarvi tutto. Più che altro vi registrerò magari qualche accampamento, qualche volta, qualche fortezza quando la conquisto, ma neanche quelle tutte, perché ormai vi do uno spoiler, li avete. Soltanto ve ne farò quando sarò più avanti nel gioco, probabilmente. Ma ora come ora... no, ora adesso io andrò a prendere i rottami, ma ovviamente non farò la missione principale perché ovviamente la registrerò. E signori, farò magari anche l'altra parte delle squadre. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, guardare anche i prossimi episodi, quelli che non avete visto perché sono veramente epici. Bella a tutti, al prossimo video.